Come l'Odissea e come l'Eneide, la Divina Commedia è un poema che racconta un viaggio straordinario ai limiti dell'umano, un viaggio che Dante compie nell'aldilà. Un viaggio apparentemente impossibile che è insieme un'esperienza concreta e simbolica. Allegoria e realtà sono dimensioni del viaggio dantesco che si compenetrano e si intersecano continuamente in sintonia con la visione del mondo propria del Medioevo. In questo video ripercorreremo le tappe del viaggio dantesco nelle tre cantiche della Divina Commedia. Il viaggio descritto nella Divina Commedia è concreto ma anche simbolico. I luoghi, gli incontri, i tempi stessi rimandano a precisi significati. Il racconto inizia all'alba del Venerdì Santo dell'anno giubilare 1300. Al tramonto del sabato, con l'amorosa guida di Virgilio, Dante ha attraversato la valle inferna ed è giunto al centro della terra. Di lì risalito, la mattina di Pasqua, si trova sulla spiaggia del Purgatorio. Con un cammino interrotto da pause di riposo, raggiunge la cima del monte nel sesto giorno di viaggio. Dopo aver trascorso la mattina nel paradiso terrestre, compiuti i riti di purificazione, comincia, in compagnia di Beatrice, l'ascesa alle rote dei cieli. La commedia si conclude al mezzogiorno del settimo, con la visione di Dio, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. All'alba del Venerdì Santo dell'anno giubilare 1300, il protagonista, Dante, per salvarsi da una situazione di gravissimo pericolo spirituale, intraprende la discesa all'inferno, una voragine che si apre sotto la città di Gerusalemme. Superando paure, difficoltà materiali e tentativi di impedimento da parte dei diavoli, al tramonto del Sabato Santo arriva al centro della terra, dove è conficcato Lucifero. Dal centro della terra Dante e Virgilio risalgono lungo un percorso sotterraneo, la Natural Burella, e la mattina di Pasqua riemergono alla luce dell'emisfero boreale, sulla spiaggia di un'isoletta agli antipodi di Gerusalemme, in mezzo da cui si innalza in mezzo all'oceano la montagna altissima del Purgatorio. Dante e Virgilio salgono la montagna in cima alla quale si trova il paradiso terrestre. Il settimo giorno dal paradiso terrestre il protagonista ascende attraverso le sfere concentriche, i cieli che ruotano intorno alla terra, fino a raggiungere l'Empireo, il non spazio, la sede della divinità, Dio e dei beati. Qui, a mezzogiorno del settimo giorno, Dante contempla il mistero di Dio.